Ciao, benvenuti fanciulle e fanciulli. Oggi andremo a chiedere ai tarocchi un sì o un no. Quindi concentrati, fai la tua scelta. Io farò tre diverse stese con tre mazzi di carte, quindi volendo puoi fare tre domande alle carte, va bene? Una domanda con un mazzetto, l'altra domanda con il secondo, la terza domanda con il terzo mazzetto. Non te lo vieta nessuno. Allora, con il primo mazzo di tarocchi lo identifico con il quarzo rosa, secondo mazzo di carte con l'ametista, terzo mazzo di carte avventurina verde. Non darò tempo in questo video, quindi avrà validità dal momento in cui tu lo vedrai e ti lascerò i tempi per ciascun mazzetto giù sotto al titolo praticamente di questo video, nella descrizione lì trovi i tempi per andare direttamente al tuo mazzetto. Andiamo a chiedere quindi alle carte un sì o un no alle vostre domande. Partiamo. Ok, vediamo che risposta ti danno. Se hai scelto il quarzo rosa, andiamo a vedere un po'. Oh, allora, eccola là. Ok. Partiamo un po' dalle energie generali e lo facciamo iniziando dai tarocchi oracoli volume 3. Trovi giù in descrizione, ti lascio il link per andarti a vedere questo mazzo di carte che ho creato io. Così se le vuoi ti puoi rendere conto, va bene? Lascio giù in descrizione. Allora, andiamo a vedere per il quarzo rosa. Ok, anima gemella è la prima carta. Ok, e affinità la seconda. Ora poi ti dico tutto. Allora andiamo a vedere, buttiamo giù tutte le carte. Abbiamo fatto gli oracoli, vediamo i tarocchi. Concentrati sulla domanda che vuoi fare, ovviamente. Per il quarzo rosa, quindi vediamo da dove arriviamo, cioè come si è creata la situazione di cui tu stai chiedendo e se e in quale modo si risolverà, ok? Io cercherò di darti una risposta sì o no, ovviamente, interpretando ovviamente le carte, vedendo anche che cosa ti dicono, in che modo, dove tu puoi arrivare e via andare. Ok. Vediamo, per coloro che hanno scelto il quarzo rosa, ok, il cavallo di denari, è la prima carta, andiamo a vedere tutto il resto. Per coloro che hanno, okay, scelto il quarzo rosa, il re di bastoni, qui c'è una regina di denari capovolta. Vediamo, il fante di denari, il 6 di coppe. Si fa interessante questa lettura. Ok, qui sono volate le stelle a testa all'ingiù. Andiamo a vedere cos'altro per il quarzo rosa. Ok,
l'asso di coppe. L'asso di coppe. Cos'altro per il quarzo rosa, per quello che hanno chiesto? Rosa, ok, l'imperatore, ancora una carta, quarzo rosa e il re di spade. Nel taglio è uscita l'imperatrice, quindi qua, già qui c'ho un imperatore e un'imperatrice. Allora, qui è molto molto interessante, sistemo le carte per fartele vedere al meglio, torno subito. Allora, ho sistemato un po' meglio qua il tavolo, così che tu possa seguirmi. Allora, andiamo a vedere. Ovviamente devi adeguare un po' alla tua domanda quello che io ti dirò, ti trarrò. Va bene? Allora, qui sicuramente c'è di mezzo una coppia. Qui si parla di un uomo e di una donna, di un imperatore, e di un'imperatrice, e non solo, secondo me, eh. Qui ci potrebbero essere di mezzo anche altre persone, però limitiamoci qui ai protagonisti. Quindi qui si parla di una, sicuramente la tua domanda non riguarda solo te, ma riguarda te collegata ad un'altra persona, uomo o donna che sia, secondo che tu sei te, ma qui vedo un monte di gente. Comunque, limitiamoci a questo. Qui c'è stato, ma ci sarà anche una scelta da fare, una decisione da prendere. Non so se da parte tua o dell'altra persona, come ti ho detto, comunque tutto dipende dall'insieme di queste due persone. Si potrebbe trattare naturalmente di un rapporto d'amore, un rapporto affettivo, ma anche no, non è detto che sia solo quello. Qui mi fanno vedere appunto una coppia. Ora, qui si arriva da una situazione in cui c'è stata la donna, quindi se tu sei te o la persona di cui hai chiesto, questo non lo so, lo saprei te. Diciamo una delle due parti che si è sentita svalutata, sminuita dall'altra persona. Quindi se si parla di lavoro, tu capisci, magari come dire io sono bravo sul mio lavoro, ma guadagno troppo poco, non vengo pagato, insomma, ora io non sto a fare tutte le possibilità, se no si fa buio, però capisci, ecco. Quindi, oppure sempre se si parla di lavoro, io mi impegno tanto, però non ho mai riconoscimenti che invece mi meriterei, eccetera. Se si parla d'amore, tu capisci, l'altra persona non ci fa sentire importanti come noi vorremmo, come noi desidereremmo invece, no? Non ci dà quelle gratifiche, quelle gratificazioni emotive o fisiche, pratiche, se si parla di un altro discorso, che noi vorremmo. Va bene fin qui? Quindi qui c'è un discorso di un certo tipo. Ora, qui già in passato potrebbe essere successo qualche cosa fra queste due persone, quindi ci potrebbe essere stato un allontanamento o comunque un pri pro qua, cioè nel senso un qualcosa che, capito? Qui c'è in special modo la donna, la figura femminile, quella un pochino più sacrificata, nel senso che non si è sentita apprezzata, ok? Ma qui fanno vedere, come stavo dicendo, ci potrebbe essere stata una delusione, un allontanamento, un qualcosa, diciamo. Però qui fanno anche vedere che la stessa persona, come dire, che ci ha fatto sentire un po' in quella maniera, qui si potrebbe essere, come ti posso dire, si potrebbe essere dimostrata, qui c'è stato un cambiamento, cioè una persona che prima si era fatta vedere in un determinato modo, ci aveva fatto credere o era veramente diversa, diversa da come invece è o la vediamo oggi. Ok? Quindi qui vedo proprio una persona che potresti essere te, che dice, cioè, non sei più come prima, ok?
Ok? Quindi qui c'è stata, per esempio, se si parla d'amore, qualcosa di molto bello, di molto emozionante in passato, per esempio, se si parla di una casa, ti ha chiesto di una casa, ma faccio per farvi capire, di una casa in passato tu ti ci sentivi tanto bene dentro, capito? Tu eri felice in quella casa, invece ora non più, per esempio, ecco, tutte cose di questo tipo. Comunque qui fanno vedere che in passato già un qualcosa si è mosso con questa persona, cioè se vi eravate allontanati, se qualcosa era successo fra di voi, qui in passato la persona si era riavvicinata, si era dimostrata positiva nei nostri confronti. Ma c'è ancora, nonostante questo, c'è ancora da parte della donna un qualcosa che non la soddisfa, non la soddisfa appieno. Fatto sta che qui, esattamente, fatto sta che qui, cosa vedo? Qui, nel momento presente, quindi per rispondere, diciamo così, alla tua domanda, tu potresti, ma qui c'è il due di spade con il Papa, tu potresti, per esempio, aver chiesto, sì, tu potresti aver chiesto alle carte, per esempio, se tu farà pace con questa persona, se questa persona torna e se rifarà viva con te. Ma io ti dico di sì. Quindi qui la risposta è assolutamente positiva, ma anche abbastanza breve, eh. Però, qui se tu hai chiesto se questa persona si fa viva, se questo, diciamo così, contatto di lavoro, perché ci posso vedere anche quello, dipende che ti ha chiesto, ce lo posso vedere tutti che ti pare. Ci sarà comunque qualcosa che potrebbe deluderti, cioè qui c'è, se questo è quello che tu hai chiesto, allora qui c'è un sì alla tua domanda, qui c'è un sì alla tua domanda, nel senso che mi ricontatta questa persona, se rifarà viva, riuscirò a fare questa cosa, comprerò quella casa perché vedo anche quella, e troverò il lavoro. Sì, ok? Però con il però, nel senso che sì, c'è questa comunicazione, sì, c'è questa riappacificazione, sì, c'è questo accordo, se ti ha chiesto di un accordo, sì, c'è questa. Ma qui c'è anche un qualcosa che ti rimane qua. Ora io non ci sono, però sai quando uno dice ti rimane proprio alla gola? C'è un qualcosa che potrebbe nello stesso tempo deluderti, cioè a lungo andare. Quindi sì, tu riesci, sì, tu sistemi, però c'è un qualcosa che non ti andrà giù, c'è un qualcosa che potrebbe deludere. Per esempio, magari la persona, guarda, magari la persona, capito, che se rifà viva, però magari poi ti delude di nuovo, capisci che ti voglio dire? Comunque, forza, asso di denari, carro, cioè queste sono carte roba da urlo. Queste sono carte veramente positive e veramente belle. Quindi qui c'è, se tu hai chiesto di un contratto, qui tu lo firmi. Se tu devi prendere una decisione, una scelta, qui tu lo fai. Io le vedo belle queste carte, sicuramente. Sicuramente. Qui tu potresti essere un pochino anche ora, al momento presente che ti sto parlando, comunque da ora a un tot di tempo, va bene? Un po' sì, potresti avere dei dubbi, potresti sentirti molto sconcertato, sconcertata, avvilita, capito? Però qui fanno vedere che il riscatto arriva, qui il cambiamento c'è sicuramente, qui è quello che fanno vedere queste carte. Fammi un attimo vedere dove l'ho messo. Vediamo anche.
con i tarocchi volume 2, voglio chiedere una cosa. Ok, per il quarzo rosa, quarzo rosa, duecento quaranta carte, quindi no, vediamo. Una carta per il quarzo rosa. La temperanza, bella, bellissima carta. Guarda, io ti confermo quello che ti ho detto. Tempo al tempo, ma sicuramente qui c'è proprio la guarigione, qui c'è l'uscire da questa situazione che ti ha fatto sentire un po' in quella maniera. Ovviamente, come ti ho detto, se tu hai chiesto di denaro, che tu sei in un momento, come dire, ma come fo, che ce la fo, che non ce la fo, sicuramente sì, anche da quel punto di vista lì, sicuramente sì. Ovviamente qui c'è un qualcosa anche a cui tu dovrai rinunciare, nel senso che non ti vedo diventare ricca, se è questo quello che tu hai chiesto, però insomma le cose giuste. Comunque qui c'è una situazione che si va aggiustando, ok? Che si va aggiustando. Se tu avessi chiesto di un uomo in particolare, dal punto di vista affettivo, di amore, eccetera, io non escludo affatto questa, prendila come un qualcosa in più, perché io mi chiamo Penelope. Se non la faccio più difficile, non sono contenta. Comunque, se tu hai chiesto, fa conto di Giuseppe, al di là di Giuseppe in linea, se tu hai chiesto, ma Giuseppe torna, eccetera, ed è già tornato in passato, ma ti ha deluso di nuovo, io qui vedo l'arrivo di qualcuno di nuovo per te, eh. Qui ci potrebbe essere veramente una persona nuova per te, una nuova persona che arriverà per rimanerti poi a fianco, una persona più giusta, diciamo, mettiamola così. Fammi sapere, mi raccomando, e andiamo ad ascoltare adesso gli altri mazzetti. Andiamo. Vediamo la risposta alla tua domanda. Se hai scelto l'avventurina verde. Andiamo a vedere, partiamo come sempre dagli oracoli. Questo è il mazzo Oracoli volume 3, uno degli ultimi mazzi che ho creato. Trovi il link al video qui sotto se vuoi andarti a vedere questo mazzo, se ti interessa averlo. Ok, vediamo. Avventurina verde, andiamo un po' a vedere queste persone. La domanda che vi hanno fatto, sì o no? Sentenza. Sentenza. E la gioia. Ora qui letteralmente, a parte troppo presto, calmi, andiamo a vedere i tarocchi. Però qui ci può essere stata una vittoria, di un qualche tipo, quindi se si parla di sentenza vera nel senso di tribunale, qui ci può essere la vittoria. Se si parla di un qualcosa da cui aspettavamo la risposta, qui la risposta arriva ed è molto positiva, ma andiamo per gradi, aspettiamo di vedere cosa dicono loro. Andiamo a vedere come sta qui.
Avventurina verde. Vediamo, tarocchi sì o no. Cosa ci dicono alla tua domanda? Concentrati con me, mentre mischio le carte, mi raccomando. Vediamo. Fai la tua domanda. Avventurina verde. Ok, è uscito il 5 di denari che è uscito capovolto. Il diavolo. Il matto. Cacchiarola. La morte, il 3 di bastoni. Oh, che bel successo, che avete combinato? Allora, il 10 di coppe, il 4 di bastoni. Poi il mondo, ancora una carta per l'avventurina verde. Invece di una ne sono volate due, ne prendiamo due. Allora, il 5 di bastoni con il fante di denari e nel taglio la regina di spade. Allora, io qui ti vedo letteralmente. A parte con la spada a mano, quindi pronta, pronto a combattere, eccetera, perché qui da combattere c'è stato, non per nulla qui mi parlano di sentenza, ma io direi che qui, guarda, si può parlare anche di un fallimento di un qualche tipo, quindi può essere stata un'impresa che è fallita, se si parla di lavoro, ok? Così come si può trattare, qui potete aver chiesto di tutto e di più, io vi dico il nocciolo. Per esempio, non so se tu hai chiesto, non lo so, se in passato tu hai cercato lavoro, questa tua impresa, questo tuo provare, questo tuo tentare è fallito, ok? Oppure un'impresa vera e propria, cioè se tu avevi un'attività, insomma, questa può essere fallita o comunque sia puoi aver subito una perdita di un qualche tipo anche proprio a livello economico. Se tu hai chiesto ovviamente per un affetto, idem, qui c'è stata una rottura, c'è stato un qualche cosa, qui vedo un po' un trambustio. D'un certo tipo, qualcosa è stato chiuso, è finito anche in modo abbastanza improvviso, va bene? Ci potrebbe essere stata una truffa, potresti essere stato truffato in un qualche modo a livello economico, ma anche se tu hai chiesto a livello affettivo, affettivamente parlando, cioè non so se mi sto spiegando, traducete un pochino alla vostra vita, alla vostra domanda, ok? Quindi qui effettivamente con questo diavolo, eccetera, e tutte le carte appresso qui fanno vedere un po' un qualcosa di questo tipo, ma un pochino qui già tu ti sei rimesso in piedi da questa cosa, ripeto, può essere lavorativa, economica, di lavoro, di affetto, di famiglia, di amicizia, dipende quello che tu hai chiesto. Fatto sta, qui qualcuno ti potrebbe aver mentito, insomma. Qui c'è un po' questo sentimento, questa cosa di essere stati un po' truffati, un po' raggirati. Anche se tu vuoi un pochino ingenuotti, un po' ingenui, diciamo così. Qui vedo un po' quell'atteggiamento un po' incosciente, se vuoi anche, ma non nel senso cattivo, nel senso proprio, sai quando la persona non pensa al male, no? Non vede il male negli altri, si fida, si butta e ecco. Quindi io vedo un pochino questo e fanno vedere anche una situazione che è arrivata, che arriva, che sta arrivando al suo culmine, alla chiusura, appunto, va bene?
alla chiusura, all'apice di un qualcosa. Quindi qui un qualcosa stra viene troncato. Ora io quello che vedo però, ma qui c'è un qualcosa, grazie a Dio, che cambia. Quindi qui, se tu mi dici sì o no, insomma, sicuramente meglio di com'era, sì. Quindi se tu chiedi un miglioramento, se tu, come tu fa a dire solo sì o no, stra, cioè, capisci? Quindi se tu mi chiedi diventerò miliardario, non credo da queste parti. Se però tu ti accontenta anche di un miglioramento, questo sì, perché io questo vedo. Guarda, non per nulla qui parlo dei denari e escono i denari, la regina di coppe con il 9 di denari. Quindi qui sicuramente c'è una situazione che cambia, che cambierà. Ok? Quindi ti vedo sicuramente ottenere, riottenere la tua tranquillità. Sia la tua indipendenza economica, sia la tua tranquillità, la tua serenità. Qui la situazione va a finire, si dà un taglio netto con il passato e si ricomincia da capo. Ok? Quindi qui c'è stato un licenziamento, la fine di un rapporto, vedi il 6 di coppe con la forza. Quindi qui ci si rimette in piedi. Quindi se questa è la tua domanda, assolutamente sì, anche perché io ho questa carta che è la fine del mondo, è di una bellezza unica. Ma andiamo ad approfondire, voglio chiedere un'altra cosa. Vediamo con i miei tarocchi volume 2. Voglio andare a chiedere loro una cosa. Andiamo a vedere. Io qui, se ti devo dire per forza sì o no, io ti direi un sì. Un sì a denti stretti, nel senso c'è un miglioramento, c'è una situazione pesante. Qui c'è una situazione pesantina, ok? Da cui sicuramente tu ti rimetti in piedi. Questo sì, questo sì. Andiamo a vedere. Comunque guarda, anche qui è uscita la morte di nuovo, eh? Guarda che qui tu sei stata tradita, truffata in tutti i modi possibili e immaginabili. Allora, andiamo a vedere. Avventurina verde. Oddio, mamma mia. Come volano? Guarda, qui c'è da combattere. Vedi, c'è il re di spade. Qui c'è da combattere sicuramente in questa situazione. Qui c'è da combattere sicuramente, però mi è uscito non una, ma due volte il 5 di bastoni. Qualcosa vorrà pur dire. Quindi qui c'è sicuramente il miglioramento di una situazione, un qualcosa di nuovo che entrerà nella tua vita a prendere il posto del vecchio. Per esempio, se tu hai chiesto ad un ritorno, ti dico no, no, qui c'è il nuovo, un qualcosa di nuovo che entra. Se invece, vedi perché il sì o no, insomma, bisogna stare attenti. Se invece tu chiedi, appunto, c'è un qualcosa di nuovo nella mia vita, sì, c'è un miglioramento, esco da questa situazione incasinata, ingarbugliata, sì. Ok, ce la faccio, che ne so io, a mettermi in proprio lavorativamente parlando, sì, tu ti devi indebitare, però insomma, tu ce la potresti fare. Quindi andiamoci cauti con questo sì o no, stra. Ok, quindi se tu ti aspetti un ritorno da parte di qualcuno, no, io questo non lo vedo, anche se magari vi siete riparlati con questa persona. Qui posso vedere c'è stata un'opera di convincimento e via dicendo, però poi si rifà uguale un'altra volta. Quindi no, io andrei più per il nuovo ed è anche quello che vedo. Quindi poi tu me lo farai sapere te nei commenti. Carte positive, ma fino a un certo punto. Ecco, mi raccomando, ok? Andiamo a vedere l'altro mazzetto. Vediamo che risposta ci daranno per l'ametista, se è un sì, ups, se è un sì o un no.
Partiamo come sempre dagli oracoli, questo è il mazzo oracoli volume 3, ti lascio il link giù in descrizione se vuoi andartene a vedere, se vuoi avere questo mazzo di carte, va bene? Allora andiamo a vedere per l'ametista, per la domanda che hanno posto quelli dell'ametista. Ops. Ok, per l'ametista. Lui, pam, proprio qui non ci sono dubbi. Vediamo ancora. Ok, qui ne sono uscite due, vabbè, rivelazione e uomo d'affari. Allora andiamo un po' a vedere, mettiamo qui queste carte. Mettiamole così, spero le vediate, sicuramente sì. Ok? Vediamo un po' i tarocchi che cosa ci dicono. Per la vostra domanda, concentratevi con me, anche se non siamo in diretta, però vediamo ametista. La domanda dell'ametista. Ok, il 5 di denari, proprio volato, schizzato via, il 5 di denari, l'imperatrice, la torre capovolta, è uscita così, testa all'ingiù, accidenti. Mamma mia, la morte capovolta, che è successo bambine? Accidenti. Qui c'è stato un tabula rasa, mica da ridere. Ok, ametista. Cos'altro per l'ametista? E vabbè, però se fate così, li scelgo io. Brave. Allora, il Papa che è uscito capovolto. L'eremita. Per l'ametista, qual è? L'appeso che è uscito capovolto. Allora, vediamo altre due, ma qua me ne tirano 200. Allora, per l'ametista. Per l'ametista. Ok. Il mondo, l'ultima carta per l'ametista, dico ultima, ne esce due. Ok, la temperanza che è uscita capovolta e la regina di coppe che è uscita capovolta. Ma allora qui c'è stato un tabula rasa, come stavo dicendo, mica da ridere, ci potrebbe essere stato un forte litigio, per esempio. Un cambiamento in peggio, in negativo di una situazione, non so se affettiva, se lavorativa, questo voi lo sapete voi, non, insomma, poco importa, va bene? Qui si sta cercando di rispondere a questa
a questa domanda. Allora, qui protagonista potrebbe essere stato questo lui, ovviamente, qui c'è uscito subito come prima carta, però non ti fa tradire da il lui o non lui, nel senso, se hai chiesto d'amore, ovvio, ma magari tu hai chiesto di lavoro, potrebbe essere il tuo datore di lavoro, ad un fratello potrebbe essere, ok, dipende che cosa tu hai chiesto, quindi tu devi tradurre un pochino anche te con me. Detto questo, ma qui ecco, è successa una chiusura, potrebbe essere avvenuto un forte litigio, potremmo avere chiuso i rapporti per un motivo X, anche in modo abbastanza proprio stra, cioè qui c'è stato proprio un stra, un taglio netto proprio, ma in modo brutale. Io vedo questo, una fine, diciamo, ecco, in modo abbastanza brutale e anche abbastanza inaspettato, mi viene da dire. Qui fanno vedere che in passato si potrebbe essere sbloccato un qualche cosa, va bene? Quindi magari avevamo litigato, ci eravamo allontanati, magari poi però ci siamo ma non riparlati nemmeno, sinceramente, non lo so, però diciamo che qui mi fanno vedere una situazione che si è andata un po' sbloccando, cioè qui c'è stato un qualcosa che è cambiato, che ha cambiato forma, che si è capovolto, va bene? Ed effettivamente qui nel momento presente, per presente intendo da ora a un tot di mesi, va bene? Presente. Qui la situazione sicuramente potrebbe anche essere migliorata, nel senso che qui ci vedo una novità, vedo un qualcosa di nuovo che prende forma, eccetera, va bene? Però io come risposta proprio alla sua domanda, io qui un sì, un te lo posso dire sinceramente. Qui vedo un no, vedo un no, quindi se tu hai chiesto che ne so io, torno insieme a lui, no. Lui cambierà, no. Ti porta avanti, ti porta avanti, ti porta avanti, ti porta avanti, ma io un cambiamento positivo non lo vedo. Se vedi, qui c'è proprio la delusione, qui c'è l'ansia, c'è la delusione, si spera in un cambiamento che non ci sarà. Poi, per l'amor di Dio, ragazzi, qui come tu vedi si sta parlando a una platea enorme di persone, quindi magari non è il tuo caso, io non voglio dire per l'amor di Dio, però qui c'è un qualcosa a cui non riusciremo ad adeguarci, non riusciremo a sopportare, ad accettare. Io non lo so di che cosa si tratta, se si tratta di denaro, se si tratta d'amore per questa persona, capito? Qui quello che ci hanno fatto vedere è sicuramente una rivelazione, quindi qui c'è un qualcosa che uscirà fuori, che ti verrà rivelato, ok? Quindi sicuramente sì. Qui c'è un qualcosa che ti viene rivelato, quindi un qualcosa che tu puoi venire a sapere, una decisione che viene presa anche da parte di qualcuno, eccetera. Io quello che temo però in questa situazione ametista, qui ci sia qualcuno, magari proprio questo lui o la persona o la situazione di cui tu hai chiesto, che ti porta avanti, perché qui vedo anche il tempo che trascorre, il tempo che trascorre, però qui cambia poco. Se cambia, cambia un peggio. Cioè qui è una situazione che è arrivata, boom, lì. Fine, stop. Non so se mi sto spiegando. Non fammi vedere, voglio chiedere una cosa. Chiediamo ai nostri tarocchi, volume 2, ti lascio il link giù in descrizione. Vediamo un po' che dicono loro, capito? Quindi qui, insomma, si fa sono un po' così. Andiamo a vedere. Sono nuovi, vedi, mi entrano un po' peggio, vediamo che sono ancora nuovi. Allora, vediamo per la domanda che ti hanno fatto l'ametista. Coloro che hanno scelto l'ametista, per coloro che hanno scelto l'ametista, oh, voilà, via. Vedi, guarda, te lo confermano il 9 di spade. No. Qui mi dispiace, ma la risposta è no.
No, e nel taglio il 6 di spade che ho visto anche da qualche altra parte. Sì, c'è anche qui. Il 6 di spade. Ametista, no, io qui ci vedo il no. Qui c'è il 9 di spade, proprio la chiusura, la solitudine. Quindi se tu hai chiesto di questa persona, no. Quello che vedo, tu potresti magari conoscere anche un'altra persona. Ecco, entrare in ballo un'altra persona, magari forse proprio questo uomo d'affari qui, ma non questo lui qua. Quindi secondo me no. Poi per amor di Dio, tu mi farai sapere te nei commenti. Ovviamente sia che si parli d'amore, che si parli di lavoro, che si parli di quello che ti pare. Ok? Quindi no. No, almeno per quanto riguarda questa domanda non mi sento di darti. No, poi qui temperanza, capovolto. No, 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 qui secondo me no. Quindi attenzione, non ti fa portare troppo avanti, troppo, perché se no poi ci rimani peggio. Va bene, ametista? Io vi ringrazio per essere stati qui con me e vi aspetto ovviamente sempre qua al mio prossimo video. Ciao! Eccoci qua, vi lascio ai miei... No.